Se non parli con me, dovrai parlare con il mio assistente. E fidati, non è bravo quanto me. Vero? Knuckles? Ciao, io sono Pogodoggo. Regia, mi servirebbe un po' di musica epica qui. Grazie. Ragazzi, ve la ricordate la Marcellogan dei primissimi video in VR? Ecco, è tornata nella sua versione 2.0. Voi non avete idea delle mod che ho usato in questo video, tra cui proprio lei, la Marcellogan potenziata. Mi raccomando, guardate il video fino alla fine per vedere questo capolavoro di mod. E ovviamente seguitemi anche su Instagram, Discord, Reddit, TikTok e anche sul secondo canale, Pogodoggo Shorts. Buona visione! Ragazzi, siamo finalmente tornati su Boneworks, il gioco di Marcello. Per il video di oggi credo di aver installato un po' troppe... un po' troppe mod. Ho paura di quella roba. Cosa dovrebbe essere? Una papera con i muscoli? Vuole picchiarmi? Salve, tutto bene? Molto piacere, il mio nome è Pogodoggo. Lei come si chiama? Ragazzi, credo ci siano degli evidenti problemi con il suo collo. Tutto bene? Oh mio Dio, mi scusi. Ti va di aiutarmi ad uccidere Marcello? Potremmo formare un'ottima squadra. Io ci metto le armi, tu ci metti i muscoli. Ti va? Scusa, no, non volevo. Stai buona? Tieni, prendi scimmietta. Non credo che scimmietta abbia funzionato. Ah! Mamma mia, che mossa con il pugnale! Ragazzi, non ci credo! È morta nella stessa posizione di scimmietta. Ma com'è possibile? Oh, che problemi hai oggi? Guarda che iniziamo male. Guarda che ti ammazzo. Ragazzi, credo che Marcello oggi abbia qualche problema. Lui è morto. Ma tu non ti preoccupare, ci penso io a te. Oggi ti insegnerò ad usare un'arma da fuoco. Guarda quanto è bella questa pistola. Ragazzi, ma che sta facendo? Ma come si muove? Marcello, oggi mi stai facendo paura. Ma che problemi hai? Stai fermo lì! Ma guarda te questo! Patti chiari, amicizia lunga. È già il terzo clone che uso oggi. Gli altri due... Vabbè, non ti preoccupare. Oggi, dicevo, ti insegnerò ad usare questa fantastica arma da fuoco. Prima di tutto devi caricare la pistola, poi premere questo all'indietro e sparare. Facile e veloce. Marcello, perché hai la bocca aperta? Hai fame? Buon appetito! L'ho cucinato per te con tanto amore! Buono? C'è da dire che i miei video su Boneworks sono un tantino particolari. Sono passati tipo 5 minuti e questa è la situazione. E siamo solo nel menu principale. Ragazzi, comunque guardate il video fino alla fine, perché ho scaricato una mod che voi non avete neanche idea. Ve la ricordate l'arma di Marcello? La Marcellogan formata da tanti piccoli Marcelli? Ecco, è uscita la versione potenziata e non vedo l'ora di farvela vedere. Tra le mod scaricabili c'era anche questa mappa. E perché lì c'è un UFO? Ma perché scarico ste robe? Che problemi ho? Ragazzi, voi non avete idea dell'infarto che mi sono preso. Mi sono cacato sotto. Ma guardate quanto è brutto. Marcello, vuoi fare amicizia? Mi scusi, signor alieno, io non c'entro nulla. Prenda lui. Potete usarlo come cavia per i vostri esperimenti. È perfetto. Nel dubbio posso anche lasciarvelo già morto. E io adesso dovrei andare, eh? Alla prossima. A few moments later. Vabbè, ragazzi, devo aggiungere altro? A me sembra perfetta così. Micio miao, dove stai andando? Vieni qua. Marcello, mi serve che tu faccia un attimo da babysitter.
Ragazzi, siamo nel centro commerciale di Gmod. Anche perché prima di andare a torturare Marcello abbiamo bisogno di un po' di energia. Per questo andremo da Starbucks. Buongiorno! Come va? Tutto bene? Allora, vorrei un espresso, un caffè americano, un caffè latte, dei frappuccini, fammene tipo 5. Poi voglio della cioccolata calda, questa busta di Doritos e mi fai, non saprei, 4 bicchieri di tè. In che senso sono 60 euro? Ah, ma che sbadato, quasi dimenticavo. Questa è una rapina. Apri la cassa e dammi anche tutti i soldi che hai. Subito. Vabbè, non fa niente. Me li prendo da solo. E nel dubbio rubo anche una busta di patatine in più. Mai dire mai. Nel caso dovesse passare di qui la polizia, tu nel dubbio ti sei ammazzato da solo. Va bene? Alla prossima. Grazie mille. Insomma, Marcello, ti stavo dicendo che la mia ragazza mi ha lasciato e quindi... Marcello, ma mi stai ascoltando? 12 seconds later. Ci vediamo dopo. Mi raccomando, fai il bravo e chiudi la bocca, che sennò entrano le mosche. Trallalla, trallalla, questo è il ballo del Marcellino. Trallalla, trallalla, questo è il ballo del Marcellino. Devo scappare prima di finire in prigione. Trallalla, trallalla, scappa, scappa. Dove trovare un posto sicuro per torturare Marcello? Invio! Non ci posso credere! Ma è qui vicino! Vabbè, ma è fantastico! Ci vado subito! Madonna, ma cos'è tutto sto casino? Perché lì c'è un pollo? Qui c'è uno zombie? Cosa sta succedendo in questa camera? Scusate, ma vado di fretta! Mamma, abbiamo la cena! Scusa, ho sbagliato cadavere. Volevo dire, abbiamo la cena. Guarda quanto è grosso sto pollo. È enorme. Io comunque devo andare a fare un servizio. Torno tra poco. Prima di tutto sistemiamo le luci. Perfette. E ora è il momento dell'interrogatorio. Ti avevo detto di sederti sulla sedia. Cosa ci fai qui ancora in piedi? Svegliati, svegliati, dobbiamo parlare. Devi dirmi dove hai nascosto il vero Marcello. Parla o ti taglio la gola. Se non parli con me, dovrai parlare con il mio assistente. E fidati, non è bravo quanto me. Vero, Knuckles? Ma io dico, perché? Dai, fagli qualche domanda. Tu sei quello cattivo. Dovresti picchiarlo, ucciderlo, torturarlo per farlo parlare. Ci servo... Knuckles, cosa è successo al tuo corpo? Ma che ansia! Da interrogatorio si è trasformato in un gioco horror. Mi si sono anche rotte le luci. Le avevo pagate un sacco. In realtà non è vero, le ho rubate. Ma questi sono dettagli. 3 days later. Va bene, Marcello. Abbiamo iniziato con il piede sbagliato. Ma oggi ho 2 nuovi assistenti. E Knuckles purtroppo ha fatto una brutta fine. Sì, l'ho ammazzato. Quindi stai attento. Potresti finire come lui. Ti presento i miei nuovi assistenti. Ti presento il mio nuovo assistente. Mi raccomando, Marcello, non farlo arrabbiare. Potrebbe prenderti a pugni fino alla morte. Guarda che braccia che ha. È enorme. Prima di tutto devi sederti. Marcello, quello che ti chiedo è molto semplice. Devi dirci dove si trova il vero Marcello. Parla! Va bene, dai, pensaci tu. Io non volevo arrivare a questo, ma mi hai costretto tu. Userò il mio assistente segreto. Lui sicuramente troverà un modo per farti parlare. Vai!
Vabbè, ma non è possibile! Ma siete un branco di incompetenti! Scendi! Scendi! Freddy! Madonna mia! Ma guarda te questo! Fortinai! Se siete arrivati fino a questo punto del video, prima cosa siete dei grandi, secondo scrivete nei commenti Marcello Esploso. Adesso vi farò vedere due tra le mod più fighe e ambigue che io abbia mai provato. La prima è questo coso, non so come chiamarlo. Praticamente voi lo attaccate ad una porta e dopo aver spawnato un po' di persone ambigue, lo attivate. Guardate che figata! Sembra un portale del Nether. In realtà blocca tutte le persone, non le fa uscire. Guardate! È stupendo! Non possono uscire e si stanno iniziando a picchiare tra di loro. Ma che imbecilli! Come sopravvivere ad un apocalisse zombie? By Pogo Doggo! È stato semplice ed efficace! E siamo finalmente arrivati al momento che tu... Ben ti sta, bestia di Satana! Stavo dicendo... Oh no! 1, 2, 3, 4, 5, 6! Sono pari! Io amo i numeri dispari! Mi dispiace, non me ne volere! Ragazzi, mi raccomando, non guardate! Perfetto! Ora sono dispari! Dicevo, siamo finalmente arrivati al momento che tutti stavano aspettando! La presentazione della Marcello Gun 2.0! Noi delle Pogo Doggo Industries ci abbiamo lavorato un'intera vita! È passato quasi un anno! E finalmente siamo lieti di presentarvi la Marcello Gun 2.0! Sì, questa è la Marcello Gun. Marcello, questo sei tu. Vedi? Siete uguali. Quest'arma non spara proiettili normali, bensì urla. Sì, quest'arma urla. Ragazzi, io vi giuro che questi non sono suoni che ho aggiunto io in editing. È proprio l'arma che urla. Io non ci posso credere. Questa è l'invenzione del secolo. Al prossimo video.